Lampeggia. Lampeggia. E allora è partito ed eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti nel primo video dell'anno. Cioè questo qui è il primo video che carico da quando il 31 dicembre si è portato via il 2015. A proposito, come è andato questo Capodanno? Vi siete spaccati a merda? Spero di sì, perché io l'ho fatto. Oggi parliamo un po' di cose. Io vi ho fatto delle domande, ho scritto dei post su Facebook e siete stati quei quattro gatti a rispondermi. E va bene così, meglio. Ho fatto un post qualche settimana fa, più precisamente il 21 gennaio, dove dicevo che avrei girato questo vlog e di usare l'hashtag AskOmerone per farmi delle domande. E ho avuto 1, 2, 3 domande a cui rispondere. E la cosa mi ha fatto molto piacere. La prima è di Angelo Capozzi. Ciao Angelo. AskOmerone, cosa ne pensi di chi realizza contenuti sul web? Di chi quindi si mette in mostra affrontando qualsiasi tipologia di critica? Dai, è sempre forte, Omerone Regno. Grazie caro. Allora, chi crea contenuti sul web come il sottoscritto, come te Angelo e come tanti altri youtuber, cosa ne penso? Che siamo bravi, siamo belli, chi più o meno, insomma, io sono il più bello di tutti, però ecco, diciamo che siamo questa nuova spinta che potrebbe fare qualche cosa, non io proprio in persona, perché il tempo mi manca parecchio, però ecco, c'è gente che lo sta facendo, vedi tipo i The Pills, Luca, Matteo e Luigi, che sono usciti con quel loro film. A proposito, andatelo a vedere se non l'avete visto, fatevelo. E quindi di chi si mette in mostra affrontando qualsiasi tipologia di critica, ecco, bisogna sapere affrontare anche le bestie che ci sono sul web e che te lasciano il commento negativo. Angiole, tu fa quello che ti senti da fa e poi dopo delle critiche, cioè prendile, ma poi fregatene, cioè nel senso che se sono costruttive allora le prendi, fanne bagaglio, se invece non sono costruttive buttale nel cesso. Stefano Parinello, ciao Stefano, bello di casa. AskOmerone, svelaci un progetto figo che vorresti produrre per il tubo. Un abbraccio bello, dai. Allora, un progetto figo che io ho per il tubo è un progetto che però probabilmente non realizzerò mai, nel senso che non lo potrò realizzare perché non ho le competenze, non ho i soldi per poterlo fare. Avrei bisogno di una crew, di un cast, di un fans. No, vabbè, a parte gli scherzi. È una cosa che riguarda una sorta di ispettore, un ispettore un po' particolare, non vi posso dire di più. Però c'è questa cosa in ballo e anche a livello di sceneggiatura va un pochino corretta, perché altrimenti sennò tutta la gente, no perché, beh, buchi di sceneggiatura, non c'ha set. Tranquilli, con calma, infatti onde vi dà figura di merda, uno ci pensa 27 milioni e mezzo di volte. Abbiamo Matrei.it che ci fa: AskOmerone, quando mi inviti a cena? Beh, allora la mia domanda è: sei una bella fregna? Allora, se sei una bella fregna, allora ti invito a cena. Se sei un uomo, mi dispiace, organizziamo con tutti gli altri e se fa una cena. Qual è il problema? Poi vi ho fatto un'altra domanda che era: essere fuori luogo sempre. Quali sono state le vostre situazioni imbarazzanti dove vi siete resi conto di essere completamente fuori luogo? Raccontatemi le vostre esperienze qui sotto nei commenti, che poi vi racconterò la mia. Unicorno che fa cose mi risponde: io mi trovo sempre fuori luogo, mi reputo bellissimo, quindi camminare tra tanti brutti mi mette estremamente a disagio. Hai visto che corno lucido? Beh, hai il corno effettivamente molto lucido, sei anche molto bello, potremmo andare in giro probabilmente insieme a fare i belli. Monica Scordato mi dice: mi sento fuori luogo tutte le volte che mi trascinano in discoteca. Lo si può notare dalle mie movenze maniaco-compulsive di ballo, che poi terminano inesorabilmente con la ricerca spasmodica del primo divanetto disponibile. Beh, ma grazie di questa comunicazione di servizio, quindi sappiamo che per tutti quelli che sono interessati, Monica non gli va ad andare in discoteca. Bene, non gli piace. Ivano Fantaroni: circa 4-5 anni fa a Portofino, durante un aperitivo, c'erano delle vecchiette che sembravano uscite direttamente dal 1850 e dei ricconi che parlavano dei soldi. Questa è la sua situazione imbarazzante, ma mi sentirei in imbarazzo pure io a sentire gente che parla di fanta, miliardi, bilioni, trilioni, cazzi, insomma come sono fatti. Poi c'è Riccardo Carlino: quando mi trovo vicino a una persona dall'intelletto maggiore e dalla palese superiorità. Fabio Gambale. E Fabio Gambale gli risponde: beh Riccardo Carlino, mi dispiace farti sentire fuori luogo, ma di sicuro non mi abbassi ai tuoi livelli, quindi stica. Grandi ragazzi, siete veramente formidabili. Bello, bello. Queste sono le vostre situazioni imbarazzanti. La mia situazione imbarazzante invece è che il 6 di febbraio, quindi sabato 6 di febbraio, insieme al mio Gianluca e al mio Sandrone, saremo al Terminillo Film Festival. Questo perché? Perché
La rubrica Tentar non cuoce è stata selezionata e quindi è tra i finalisti del festival come puntata di webserie. E quindi probabilmente, non so, ci premieranno, non ci premieranno, io non lo so, però ho letto il programma di questo festival e c'è un sacco di gente, cioè nel senso a registi famosi, attori famosi, e poi ci stiamo noi che non c'entriamo niente e che però questa, cioè, verremmo visti da questa gente famosissima, e la cosa mi mette parecchio vedi? Cioè proprio me la mette proprio addosso l'ansia, non riesco neanche a parlare perché sono semplicemente un idiota che fa dei video per puro divertimento. E però andiamo al Terminillo Film Festival, questo era per dirvi che stiamo andando là. E poi se dovessimo vincere ve lo comunicherò, ma se non dovessimo vincere comunque festeggeremo a stecca perché siamo andati fino al Terminillo Film Festival ed è già figo essere lì e che quindi il nostro prodotto sia stato un prodotto apprezzato e figo. A proposito di Tentar non cuoce, gli episodi non sono finiti, sono finito io, cioè nel senso che ho finito il mio tempo a disposizione per poterne girare altri, però torneranno a breve, quindi tra febbraio e marzo avrete tipo una botta di roba da magnà e da cucinare, da rifare, perché li dovete rifare infinitesimale. E quindi speriamo che questi nuovi Tentar non cuoce vi piacciono. E poi c'è tanta gente che mi chiede: ma i Come fare cose, ma che fine hanno fatto? Ecco, non lo so neanche io, cioè nel senso che avrei bisogno di tanta calma per poterne scrivere qualcun altro. E speriamo insomma che questa calma e questa ragione arriveranno molto molto presto, insomma. Credo che torneranno. Altri progetti per il canale invece è il seguito di Inside Barba, fatto in collaborazione con i Rick Vid e quindi con Riccardo e Fabio, e stiamo scrivendo delle cose, quindi tramite i vostri commenti stiamo cercando di dare un senso a tutta quella massa di roba. No, perché devi utilizzare quello, tira fuori una lametta e te leva la barba, no perché quell'altro fa una scureggia e tira fuori i McNuggets, insomma tutte cose che non hanno completamente senso, e però quindi dobbiamo darglielo noi il senso. Gli daremo un senso e a breve uscirà pure qualche cosa riguardo questo. E niente, questi sono gli aggiornamenti del canale. Questo video è finito. Io spero che questo video vi abbia fatto rate al cazzo. E niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima e dai.